Bradisismo e Campi Flegrei, si entra nella fase di attuazione degli interventi del piano di prevenzione del rischio, messo in campo dalle istituzioni con uno stanziamento complessivo di circa 600 milioni di euro. Il programma, con particolare riferimento al primo gruppo di opere per un totale di 260 milioni, è stato presentato ai vertici delle istituzioni coinvolte nella sede del COC di Pozzuoli dal commissario straordinario di governo Fulvio Soccodato alla presenza del ministro Musumeci. Un programma articolato in quattro sezioni che riguardano il ripristino degli edifici scolastici inagibili per un totale di 15 milioni di euro, la riqualificazione sismica degli edifici pubblici per 172 milioni, misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e altri servizi per 285 milioni e il completamento del sistema intermodale di trasporto per altri 173 milioni di euro. In questa prima fase sono programmati 56 interventi per 260 milioni. Un programma che è articolato, come sapete, che impegna quasi mezzo miliardo di euro per mettere in sicurezza le infrastrutture pubbliche, non soltanto quelle viarie, ma anche le caserme, gli edifici scolastici, le infrastrutture portuali. L'attuazione degli interventi pubblici avverrà in continuo coordinamento tra Ministero, Regione Campania, Città Metropolitana, i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. C'è un clima di assoluta collaborazione e reciproco rispetto istituzionale. In particolare, nella prima fase sono previsti interventi per l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per 9 milioni e mezzo, per tante scuole, tra cui due della città metropolitana, l'Isis Falcone per complessivi 4 milioni e il Duca degli Abruzzi per 13 milioni e 7, e poi ancora 13 milioni e mezzo per la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, 4 milioni per il porto e l'accesso in tangenziale, 15 per il comprensorio militare di Nisida e altrettanti per il correttore di Cuma ed emissario del lago di Agnano. Ma come sono state scelte le opere da realizzare? Si sono individuate delle priorità in relazione a quelli che erano i bisogni dei vari comuni. Il comune di Napoli, noi abbiamo dato come priorità l'intervento sulle scuole e degli interventi sulle infrastrutture sia viarie che idrauliche. Quindi su 9 scuole comunali e 3 scuole, diciamo, della città metropolitana, quindi scuole superiori. E poi ci saranno degli interventi sia sul sistema fognario che sul collettore di Agnano, quindi si è fatto un ragionamento complessivo molto corretto anche dal punto di vista tecnico per insomma investire su quello che serve. E quali saranno i tempi di realizzazione? I tempi dovrebbero non andare oltre i 36 mesi. Sono opere complesse, quindi chiaro che ci auguriamo che i tempi siano rispettati. Abbiamo messo a disposizione sia la struttura tecnica del Comune di Napoli che quella della città metropolitana per fare in modo che i tempi vengano rispettati. Tra gli amministratori c'è soddisfazione. Noi siamo molto soddisfatti perché si investono 260 milioni sull'area Flegrea e quindi riguarda l'intero contesto Flegrea. In particolar modo su Bacoli abbiamo evidenziato la criticità sui costoni perché le scosse di terremoto del nostro territorio sono state in mare e c'è stato un primo importante impatto con un'opera di 9 milioni di euro. Altri interventi sulla rete idrica e la rete fognaria, e nel secondo step puntiamo a valle degli studi di vulnerabilità sismica di fare ulteriori interventi sulle scuole, ma a Bacoli avevamo già fatto 2 anni fa interventi su scuole di messa in sicurezza sismica, quindi avevamo già lavorato sulla prevenzione. Per Manzoni si tratta di un primo programma che vede la partenza dei primi cantieri sul territorio di Pozzuoli, di cui 2 edifici e 2 palestre scolastiche. Naturalmente è stato presentato poi ulteriore programma successivo individuato anche negli altri comuni, dove si è dato priorità alle scuole, agli edifici pubblici, naturalmente strategici, e quindi tutta una serie di interventi alle infrastrutture. A Pozzuoli tuttavia ancora non si è trovata una risposta per i 1500 sfollati dopo il sisma dello scorso 20 maggio, che ancora aspettano i decreti attuativi del decreto ricostruzione. Già le risorse per consentire a chi ha avuto la casa inagibile ad intervenire sul proprio immobile, le risorse sono già legge. Stiamo lavorando con il MEF e con la Ragioneria Generale perché queste estenuanti attese delle procedure possano risolversi nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, con i sindaci interessati, stiamo verificando quali le procedure da un punto di vista logistico e organizzativo
perché i tempi da impiegare possano essere quelli più brevi possibili. Non dimentichiamo che comunque le famiglie ricevono il contributo di autonoma assistenza. Tanti i progetti illustrati nel corso dell'incontro, come la proposta avanzata dal sindaco Manfredi di mettere a disposizione il molo dell'ex Italsider di Bagnoli per un'eventuale emergenza. Noi abbiamo questo pontile, che è un pontile che storicamente ha sempre garantito, diciamo, delle funzioni di carico e scarico, può essere un ulteriore elemento da valutare nell'ambito di una, diciamo, di un piano di evacuazione, così si spostano meno persone. Noi ci auguriamo di non usarlo mai per l'evacuazione, ma usarlo per le attività ludiche come si fa adesso, però credo che sia opportuno fare un investimento anche in questa direzione, perché apre una nuova opportunità. Prevenzione quindi di carattere strutturale, ma non solo. Quella che abbiamo appena illustrato è una prevenzione strutturale. La prevenzione non strutturale, che deve coinvolgere anche le scuole, deve andare avanti. Già stiamo programmando per il prossimo anno altre esercitazioni. La gente deve recuperare il diritto ad una convivenza vigile, quindi un approccio più consapevole, più responsabile alla cultura del rischio.